Un uomo tunisino di 30 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate durante la notte a Vigonza, in provincia di Padova. Gli aggressori sembrano essere due o più individui non ancora identificati. Al momento le ricerche condotte dai carabinieri non hanno prodotto alcun risultato tangibile. La vittima, priva di permesso di soggiorno e con precedenti legati alla sua permanenza in Italia, è stata ripetutamente colpita alle gambe nonostante l'intervento dei soccorritori. È deceduta all'ospedale di Padova a causa di una grave emorragia interna. La scoperta del corpo senza vita del tunisino è stata segnalata al 112 da alcuni residenti che lo hanno trovato disteso sull'asfalto. Al momento le circostanze esatte dell'aggressione non sono state chiarite, ma gli inquirenti della Compagnia di Padova e di Vigonza tendono a sospettare che possa trattarsi di un regolamento di conti all'interno della comunità nordafricana. Secondo quanto riportato da Padova Oggi, i primi soccorritori che hanno trovato la vittima hanno testimoniato che il giovane era in condizioni critiche in un parco